Larusan, personaggio Anemo. Personaggio che è uscito adesso è il buffer Anemo per eccellenza, sullo stesso piano di Sara per gli Elettro, Goro per Igeo, Shenhe per i Cryo. Lei è un buffer, cioè è un personaggio che permette ai DPS Anemo di fare più danni. Ovviamente non tutti i DPS vengono considerati, ma lei è con i DPS che fanno i loro danni tramite attacchi base, attacchi caricati. Quindi Scaramouche, Shao e Eizu. Allora cominciamo a vedere i talenti. Attacchi normali. Gli attacchi normali non sono praticamente utili al personaggio, perché lei basa tutto il suo kit sulla Q fondamentalmente. E il caricato invece, tenuto premuto, lancia una freccia che fa danno a Nemo. Questa ricordiamocela perché dopo sarà utile. Sarà utile per che cosa? Sarà utile per il talento della E. Allora, il talento della E che cosa fa? Quando viene lanciata, praticamente mette un poliedro in terra che fa danno a Nemo AoE, e si entra in uno stato che si chiama tempesta eclatante. Allora, mentre questo stato è attivo, il successivo colpo caricato di Farusan consuma parte di questa tempesta eclatante per diventare una freccia uragano che racchiude correnti ad alta pressione. Che cosa significa? Quando noi facciamo la E, facciamo danno ad area e in più entriamo in uno stato. Questo stato ci garantisce un triangolino sulla testa di Farusan. Nel nostro caso ne vediamo due, questo è perché ho la costellazione. Cosa serve questo triangolino? Questo triangolino ci permette di fare un caricato più veloce, caricato che si, diciamo che si carica più velocemente del caricato normale. Caricato normale si carica a questa velocità. Il caricato dopo la E si carica molto più veloce. E come vedete la freccia è diversa dal caricato normale, è una specie di triangolo. Quando lanciato, una piramide. Lanciamo questa piccola piramide e attira a sé i nemici e crea un piccolo vortice, ok? Questa freccia infligge danni da Nemo all'avversario colpito equivalenti a quelli di un attacco caricato di attacco normale, quando quindi colpisco con il caricato differente. In più, che succede? Abbiamo il collasso pressurizzato. Questa freccia uragano applica l'effetto del collasso pressurizzato all'avversario o al personaggio colpito. L'effetto viene rimosso dopo qualche tempo, quindi dopo un po' il triangolino che è in terra, dopo un po' scompare e crea un vortice che infligge danno a Nemo AoE e risucchia appunto oggetti e personaggi mob a sé. Se la freccia uragano non colpisce niente, ok, genera semplicemente questo effetto di risucchio semplicemente all'impatto. Infatti quello che vi consiglio di fare è, quando siete costretti a usare o comunque dovete usare questa skill, non andate a focussare il mob così in area, ma semplicemente focussate il terreno in modo che il triangolino va in terra e esplode sempre. I danni da vortice equivalgono ai danni dell'abilità elementale, cioè dell'elemental skill. Il danno dell'elemental skill, appena viene attivata la E, il danno è del 186%, nel mio caso, perché ancora la devo livellare. Invece il danno del risucchio dei personaggi, dei mob, quando vengono risucchiati dalla E, quando esplode quel triangolino, è del 135%. Quanto dura questo stato, quindi lo stato con i triangolini sopra la testa di Farusan, dura 18 secondi e il cooldown è di 6. Quindi, in poche parole, cosa succede? Noi, appena facciamo la E, abbiamo 18 secondi per lanciare queste due frecce. Però come vedete abbiamo nuovamente la E-up, quindi noi potremmo resettare il cooldown delle due freccine, dell'unica freccina, perché a costellazione 0 la freccina è una. Ipoteticamente noi potremmo fare 1 e 2 e poi dopo un secondo riavere la E e quindi avere altri due caricati. Riusciamo a lanciare quindi due frecce nell'arco, quindi con la costellazione corretta, due frecce nell'arco del cooldown reduction della E. E questa è una meccanica molto utile a Farusan. Per tutte le Farusan che sono a costellazione bassa, questa è una meccanica molto molto utile. Andiamo a vedere l'Elemental Burst. L'Elemental Burst invece è la sua
skill principale. Baruzan crea un poliedro abbagliante, ovvero un robot che va a giro per la mappa, ok? E questo coso infligge danni a Nemo, ad Area. Questo poliedro infligge dei danni a Nemo e questo poliedro si sposta. E dove va? Finché è attivo, si muove continuamente lungo un percorso triangolare. Quindi lui si muove da un angolo all'altro di un triangolo equilatero. E quando raggiunge gli angoli di questo percorso, genera un ulteriore impulso vorticoso. Che cos'è questo impulso vorticoso? Andiamo a vedere. Quando si genera un impulso vorticoso, quest'ultimo infligge l'effetto rovina del vento perfido agli avversari vicini, che ne riduce la resistenza a Nemo. Quindi in pratica questo poliedro, quando viene lanciato e ogni volta che va in uno degli angoli di questo triangolo, ok, dello spostamento che fa questo poliedro, ogni volta genera questo impulso vorticoso, ok? L'impulso vorticoso applica anche il dono del vento devoto a tutti i membri del gruppo vicino, fornendo loro un bonus damage solo per chi fa danno a Nemo. Quindi cosa vuol dire? Ogni volta che questo va agli angoli, dà abbassamento della resistenza a Nemo e dà un bonus damage a Nemo. Quindi ovviamente non solo è un buffer per i PG che fanno danno a Nemo, ma è anche un debuffer per chi fa danno a Nemo, abbassando appunto la resistenza a Nemo, ok? Vi faccio vedere un attimo. Come vedete, faccio la triangolino e vengono attratti. Altro triangolino, vengono attratti e altre particelle. Rifacciamo la E. Abbiamo le particelle e adesso vi faccio vedere la burst. La burst si crea questo poliedro che continua a spostarsi agli angoli di questo triangolo. Come vedete dall'alto, magari vedete un pochino meglio. All'alto praticamente va ad ogni angolo e ogni volta che va agli angoli, come vedete, esplodeva e c'era questa specie di vortice, ok? Questo vortice, appunto, è quello che abbassa la resistenza a Nemo e fornisce il bonus damage a Nemo. E si chiama appunto impulso vorticoso. Appena viene lanciato abbiamo un moltiplicatore molto alto. Il moltiplicatore della burst è molto alto. Il bonus damage a Nemo è il bonus che fornisce Faruzan al personaggio che in quel momento sta facendo danno a Nemo. Quindi vuol dire noi facciamo la burst con Faruzan, poi switchiamo PG, cambiamo PG, andiamo sul DPS a Nemo, che sarà o Scara o Shao o Eizu, uno di questi tre, o qualche personaggio futuro a Nemo. Ognuno di questi tre personaggi avrà il 30.6% di danni a Nemo aumentati. Quanto dura il dono del vento devoto? 4 secondi. Il dono del vento devoto, vi ricordo, essere il bonus damage a Nemo. Quindi noi abbiamo 4 secondi di bonus damage a Nemo e abbiamo 4 secondi di riduzione della resistenza a Nemo. Cosa vuol dire? Che magari noi siamo lontani da questo poliedro che continua a muoversi agli angoli e quindi non abbiamo più il bonus, non abbiamo più il buff o non abbiamo più il debuff. Sembra poco questo 4 secondi, in realtà non è poco, perché ad ogni angolo si resetta, basta essere nei pressi di questo poliedro. Il range è abbastanza ampio, si riesce ad avere sempre il buff attivo, ovviamente non ci dobbiamo allontanare troppo perché sennò non abbiamo più il buff attivo. La durata dell'intera burst è di 12 secondi, il cooldown è di 20 secondi. Quindi in media il nostro DPS sarà buffato e debuffato per metà del tempo e per l'altra metà dovremo aspettare Faruzan che si ricarichi la burst. Insomma, si ricarichi la burst e comunque dovremo aspettare appunto il cooldown. E quindi considerate
che metà del tempo, perché non ci vorrà 20 secondi tra swappare il PG e tutto il resto, magari una rotation vi durerà anche 24 secondi, quindi tenete conto 12 secondi di buff e debuff e 12 secondi di niente. Il costo di questa elemental bust è di 80. Punto numero 1, la durata è limitata. La durata è molto limitata e il costo di energia è elevatissimo. È un personaggio che sicuramente avrà problemi di energy recharge e ha una richiesta di energy recharge a dir poco spaventosa. Personaggio che richiede più energy recharge del gioco a mani basse. Ma andiamo avanti. Ascension. Quando Pharuzan è nello stato di tempesta eclatante creato dal regno nel vento di Nazaim, quindi quando siamo nello stato con i triangolini sopra la testa di Pharuzan dopo l'elemental skill, il tempo necessario per caricare un colpo si riduce del 60%. Come avete visto, quando lancio la freccia caricata con il triangolino che viene sparato sul terreno, si carica molto più velocemente del solito. E Pharuzan può applicare rovina del vento perfido, delle vie segrete del vento, quindi il debuff dell'elemental burst ai nemici dal vortice creato da collasso pressurizzato. Quando noi facciamo la E, il caricato è più veloce. Inoltre, questa E applica il debuff della burst, semplicemente. Ascension 4. I personaggi sotto l'effetto del dono del vento devoto, delle vie segrete del vento, ovvero i personaggi che hanno il bonus damage anemo, ok? Quelli che hanno il bonus damage anemo, quindi dopo l'elemental burst, abbiamo il bonus damage anemo e che infliggono danno anemo usando attacchi normali caricati o plunge attack, elemental skill, elemental burst, ottengono anche un altro effetto, che si chiama effetto uragano protettivo, ovvero che questi danni aumenteranno in base al 32% del base attack, qui è sbagliato ragazzi, non è attack ma è base attack, di Pharuzan, esattamente come Bennett, esattamente come Sara, ok? Quindi questo personaggio ha 3 funzioni: debuff solo per le resistenze a Nemo, buff solo per i personaggi che fanno danno a Nemo, buff solo per i personaggi a Nemo, perché qui c'è scritto solo quelli che infliggono danno a Nemo, di un valore che dipende dal base attack di Pharuzan. Ha un debuff e 2 buff. L'uragano protettivo può attivarsi una volta ogni 0,8 secondi, quindi è molto molto veloce. Il bonus damage svanisce dopo che il dono del vento, quindi dopo che il buff che otteniamo dalla burst finisce, o dopo che l'effetto viene attivato una volta. Se noi riattiviamo la burst, si riazzera, si reset. Infine, l'ultimo talento, quello più meno interessante, abbiamo un 25% di ricompense quando intraprendiamo una spedizione a Sumero, quello per i cristalli, mora, bla bla bla. Priority talent. Ovviamente è abbastanza palese che la priorità è elemental burst. Molto, 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 molto maggiore della E. Fine. Gli autoattacchi non serviranno a niente. Allora, andiamo a vedere le armi. Per quanto riguarda le armi, ragazzi, è molto semplice. Data l'incredibile necessità di energy recharge su di lei, ci sono solamente 2 opzioni. L'opzione numero 1 è l'Elegy. L'opzione numero 1 è l'Elegy ed è un'opzione ottima, quasi best in slot. È un'arma che ha una base attack decente, non è niente di eccezionale, però vi permette di buffare il vostro DPS. Altra soluzione è invece il Favonius Urbo. Tramite il Favonius ovviamente avremo la generazione di particelle in più. Chiaramente questo vuol dire che con il Favonius andremo a mettere un cappellino crit rate che ci aiuterà nella generazione di particelle. Naturalmente ci sono anche altre armi utili per Pharuzan. Tutte le armi energy recharge sono, diciamo, utilizzabili, ok? Magari il sacrificial potrebbe essere utile, anche se non è molto utile la sua passiva, dato che appunto abbiamo un cooldown reduction di 6 secondi sulla E
non ci serve a niente avere quelle due stack di E, dato che comunque continueremo a fare, cioè dobbiamo fare i caricati, non è proprio utile. Mentre il Favonius è molto molto più utile. L'Elegy è top e allora vi direte, ma perché tu allora hai l'arpa celeste, ovvero lo Skyward Arp? Semplicemente perché lo Skyward Arp è la sua best in slot, se e solo se riuscite a garantire il minimo energy recharge. Perché questo? Perché se vi ricordate cosa vi ho detto prima, lei ha questa passiva, la Scienze 1-4, che scala i danni bonus in base all'attack base di Pharuzan. Quindi come a Sara gli diamo lo Skyward Arp, come a Bennett gli diamo l'Aquila Pavonia o la Miss Splitter, a lei gli andiamo a dare la Skyward Arp. Stesso motivo, perché quello che conta è il base attack, è questo 871 bianco, non questo qua, ma questo qui bianco. Per aumentare questo qui bianco si aumenta in due modi: con il livello del personaggio al 90 e con il base attack al 90, ovviamente per forza, dell'arma. Qual è l'arco che ha più base attack di tutti? Esattamente lo Skyward Arp, questo qua. E infatti, come vedete, io ho lo Skyward Arp su di lei e lo Skyward Arp su di lei. Su entrambi i PG utilizzo la stessa cosa, proprio perché sono PG fatti apposta per buffare in base al base attack. Chiaramente, con questa scelta, dovete andare a riempire Pharuzan di energy recharge. Allora, prima di dirvi gli artefatti e le substat, ok, vi dirò la richiesta di energy recharge per questo personaggio. La richiesta di energy recharge per questo personaggio dipende dalla costellazione. Dipende dalla costellazione. E naturalmente dipende dal team, dipende se ci sono Favonius in team, dipende se c'è qualche resonance in più. Esempi potrebbero esserci tre anemo, oppure potrebbero esserci altre cose che permettono a Pharuzan di ottenere più particelle, se è possibile fare del funneling su di lei, oppure si può dare la priorità ad altri PG nel team per quanto riguarda il funneling. Il funneling, ragazzi, è una tecnica che si utilizza in game per dare particelle di energia ad altri personaggi. Esempio, fatela E con Bennett, swappate subito su Shelling e così le particelle di Bennett se le piglia Shelling. Ecco, questo vuol dire fare funneling, ad esempio. Quindi se fate funneling su di lei, vuol dire che lei si va a fregare le particelle di altri PG che lavorano per lei, ecco, in poche parole. Quindi ci sono tanti metodi per aumentare le particelle che può prendere un personaggio, ovviamente anche aumentando l'energy recharge. Vi dico subito che l'energy recharge per Pharuzan tra C2 e C5 è qualcosa, anzi partiamo dalla C6. La C6 ha una richiesta di energy recharge che varia tra 180 di energy recharge in casi particolarissimi, di solito non avviene quasi mai, serve tipo un 200 di energy, comunque tra 200 di energy e 250. Per una Pharuzan che va dalla C2 alla C5, invece stiamo parlando di 250 di energy minimo fino a 300 di energy. Per una C0 o C1, ragazzi, fregate, perché vi serve tra le 300 e le 330 di energy recharge. Per questo personaggio è, direi, close to ingiocabile se non ce l'avete almeno un po' costellato. Inoltre il personaggio cambia completamente a C6, è un personaggio completamente differente a C6 e vedremo dopo le costellazioni, completamente diverso. Vi assicuro, io non ci volevo credere che questi erano i suoi requisiti, vi assicuro che adesso vi farò vedere la mia build e capirete il perché io ho messo determinati pezzi e vi spoilerò il fatto che la mia è C6. Naturalmente io al momento ho lo Skyward, quindi non ho un'arma con energy recharge. Per poter usare quest'arma e allo stesso tempo avere 200-250 di energy recharge, capite bene che è veramente, ma veramente difficile. Dovete trovare degli artefatti perfetti o quasi perfetti. Come andiamo a buildare per quanto riguarda i set?
Anche in questo caso ci sono diverse build. Da C0 a C5 ci sono due build e mezzo, diciamo, giocabili, e sono il Noblesse, perché è un set che buffa il nostro DPS, ma nel caso in cui abbiamo già un personaggio nel team che ha il Noblesse, gli andiamo a mettere l'Emblem. Emblem che comunque sia, sì, va bene, il 7x4 ti aiuta a fare qualche danino in più con la Burst, e la Burst in effetti fa abbastanza danno, ma la cosa principale è questo 20% di energy recharge. Sì, serve questo 20% di energy. Ho visto della gente con Pharuzan buildarla con due emblem e due exile, per dirvi, perché erano exile che avevano rollato tutta energy recharge, perché l'exile dà energy recharge, se non ricordo male, è l'exile. Quindi è assurdo buildarla in questa maniera, ma purtroppo lei è così. L'altra build invece possibile per la C0/C5 è un Viridescent per 4. A quale costo però? Al costo che perdiamo appunto l'energy recharge del 20% degli emblem, oppure il bonus del Noblesse. Quindi io vi sconsiglio di usare il Viridescent. Per quanto riguarda invece la C6 ha le due build che ho già detto, quindi Emblem e Noblesse, ma se ne aggiunge un'altra, il Millelith. Il Millelith vi spiegherò dopo, con le costellazioni, il perché è possibile usare questo set. Andiamo a vedere adesso gli artefatti e cosa dobbiamo andare appunto a cercare. Come vi ho detto, quello che serve è l'energy recharge. Come vedete, io ho un fiore con 10%. La piuma, ho una piuma con 11% di energy recharge. E adesso cominciate a ridere o a piangere, non lo so. La sand, ovviamente, energy recharge. E poi, ragazzi, mettete il goblet anemo damage, se ce l'avete, con tanto energy, altrimenti mettete quello che avete, non importa, preferibilmente attacco. L'importante è che abbiate tanta energy recharge, e io preferisco mettere un goblet attacco in set con un 25 di energy piuttosto che andare a mettere un goblet anemo con 5 di energy, perché è questo l'importante. Non è l'importante il danno che mi fa lei. Chiaramente un goblet top, potete anche mettere un goblet death con energy recharge, e la cosa più importante è che lei abbia la ulti up, perché il suo scopo non è fare danno, ma è buffare ad ogni rotation il DPS di turno, che sia Skara, Xiao o Aizu, ok? Chiaramente il pezzo ideale sarebbe anemo damage, tutti i roll su energy recharge, e poi un rollino di rate, un rollino di damage e un rollino di attacco percentuale, chiaramente. Per quanto riguarda il cappellino, crit rate se avete il Favonius o comunque l'Elegy o qualsiasi altra cosa, comunque è sempre il pezzo da prediligere, e acquista più valore appunto col Favonius. Ritorniamo al discorso che l'energy recharge è quella che fa da padrona. Ok? Costellazioni C1. Allora, mentre si trova sotto l'effetto di una tempesta eclatante generata dal regno del vento di Nazaim, Pharuzan può rilasciare fino a 2 frecce uragano usando attacchi mirati a piena carica. Cosa vuol dire? Sono i due triangolini che vedevate sulla testa di Pharuzan, ovvero abbiamo 2 cariche di caricati. Subito dopo che facciamo l'elemental skill, possiamo fare 2 caricati con quei 2 triangolini che risucchiano i mob all'interno, al posto di uno. Quindi abbiamo un range di tempo di 6 secondi. Durante questi 6 secondi possiamo fare 2 frecce. Queste 2 frecce aiutano l'energy recharge, e di parecchio. Aumenta la durata dell'elemental burst di 6 secondi. E questa è grossa, esattamente come la prima, perché a questo punto avremo la durata della burst di 18 secondi con un cooldown di 20. E quindi qui vuol dire che abbiamo praticamente il 100% di elemental burst, o quasi sempre up, per il nostro DPS. C2 quindi, che è un'ottima costellazione insieme alla C1, altra ottima costellazione. La C3 aumenta
l'elemental skill, se non sbaglio. Regno del vento è elemental skill, sì. La C4 che cosa fa? La C4, il vortice creato da collasso pressurizzato, quindi quella dell'elemental skill, rigenera l'energia di Pharuzan in base al numero di avversari colpiti. Se colpisce solo un avversario, rigenero l'energia di due. Ogni avversario colpito oltre al primo, cosa ci dà? Ci dà un ulteriore 0.5. Quindi se noi colpiamo tre nemici, ok, abbiamo tre energy, ok? Ogni vortice può rigenerare al massimo 4. Quindi vuol dire che abbiamo 1 più altri 2 più altri 2. Il totale massimo è 5 nemici colpiti contemporaneamente per un totale di 4 di energy. E questa è una costellazione che aiuta, ma non è, diciamo, così rilevante come costellazione. Aiuta per l'energy recharge. E se vi pensate che arrivare alla C4 sia un buon obiettivo, scordatevelo. La C4 diventa molto buona se la C6 è attiva. Finché la C6 non è attiva, la C4 non è un granché. Lo stop per voi deve essere la C2. La C2 è un ottimo punto di arrivo, perché avrete la burst aumentata e avrete il doppio, avrete due caricati e quindi più energy per Pharuzan. Queste sono ottime. Dopo la C2, ragazzi, puntate alla C6 direttamente. La C5 aumenta il danno della burst, il livello del talento della burst di 15, e infine andiamo a vedere la C6. La C6, ragazzi, cambia completamente il personaggio. I personaggi che sono sotto l'effetto del dono del vento, dell'elemental burst, ottengono un 40% di crit damage quando infliggono anemo damage. Quindi tutti i personaggi che fanno danno anemo hanno un 40% di crit damage a gratis. Stiamo parlando di una media di 6 roll di crit damage. Così, quando il tuo personaggio attivo infligge danni mentre sotto l'influsso del dono del vento devoto, applica collasso pressurizzato all'avversario danneggiato. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 3 secondi e il suo cooldown reduction e il suo cooldown è condiviso tra tutti i membri del gruppo. Questa è enorme, oltre a quest'altra. Cosa vuol dire questa? Mentre sotto l'influsso del dono del vento devoto, il vento devoto, dono del vento devoto, è quella della burst che vi dà il bonus damage, ok? Quindi, se noi abbiamo swappato sul nostro DPS principale e c'è il troiaino, quindi Pharuzan, che va a giro in triangolo, ok? E sta dando a noi il bonus damage e abbiamo la C6, che succede? Ci sarà collasso pressurizzato all'avversario danneggiato. Che cos'è collasso pressurizzato? Il collasso pressurizzato è quel risucchino della E, quello che risucchia i PG e che fa danno a Nemo, a OE. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che voi lanciate la burst, ogni volta che si sposta questo robo oltre al debuff, oltre al buff e oltre il buff dell'attacco percentuale, abbiamo il collasso pressurizzato che ci darà tante, tante, tante piccole particelle anemo che serviranno a lei per caricarsi di nuovo l'elemental burst da off-field. Ed è una cosa gigantesca questa costellazione. E ora capite perché il suo set best in slot a C6 è il Millelith. Perché
da off-field, avendo il Millelit e avendo la C6, ogni volta che lei lancia, ogni volta che questo poliedro si sposta e fa questo risucchino e prende i nemici, questo è considerato danno da elemental skill e quindi procca il Millelit e quindi altro buff per il nostro DPS Nemo. Quindi lei in realtà ha 4 buff: il debuff resistenza Nemo, il buff da danno a Nemo, il buff generale che scala con l'attacco base, e con la C6 abbiamo il Millelit. Infine vi posso dire qualcosa per quanto riguarda i team, ma c'è poco da dire, perché fondamentalmente per quanto riguarda Eizu, Shao e Scara cambia un pochino a seconda del personaggio, ma siamo sempre lì. Il personaggio, i vari 3 DPS avranno bisogno quasi sempre di uno shielder, poi o di un altro buffer o di un healer o sub DPS e niente.